Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Le preghiere non bastano più. Devo trovare qualcosa per farle rimanere. Allora, qua va oltre volte. Sai che è sempre più grave. E poco travai da fè, non soldi, devo mantenere la famiglia, che cose devo trovare da fè. Quindi ho deciso che andrò via da Cervera. E dove ti? Cercherò di trovare a Turin. Dai, va. Fate coraggio, tu crei che fa tutto bene. Spero, ma mancherà Cervera. Ma tanzi, non c'è più niente da fè. Prevost e son proprio Sabina. E son andò a risere a casa di Pin e a scalare lì la caviglia, mi risoglia più bene che pediva e fuori trovai mi forse, non sa che mi trovai bene. Despero che a mio lì aveva mi donna, ma già non pagò me e mi adesso sono morbido, capisco Prevost. Tutto l'un che era, le do ai miei figli. Adesso lui andò a via e vi vuole mai più. Qua c'era, sotto la casa dove vivevano, c'era tipo un'officina che c'era il maglio, c'erano tutti i ferri, che loro producevano zappe, producevano vanghe, tutto per la campagna.
Due preghiere non bastano più. Devo trovare qualcosa per farli rimanere. I miracoli però non si fanno da soli, ci vuole fede, ma le preghiere non bastano, dobbiamo studiare insieme. Quindi prevost e grazie. Prevost, grazie. Grazie. Odi prevost. Grazie prevost. Grazie di essere qui. Grazie. Oggi pregheremo in modo differente, perché le preghiere non bastano più. Se vogliamo che i nostri figli rimangano, dobbiamo ripartire da noi, da quello che non si può spostare, da quello che non si trova in altri luoghi e abbiamo solo qui. E oggi, grazie al limo del fiume, la nostra è una terra unica. In questa sabbia, che sembra morta, c'era il mare, la vita. Tanti anni fa, un contadino di questo paese si era ribaltato con il proprio carico ed, essendosi salvato per miracolo, ha fatto dipingere questo quadro per ringraziare la Madonna. Guardate bene questo carro. Era pieno zeppo sino a ribaltarsi e lo portavano a vendere ad un grande mercato. Non è solo una pianta, ma un'opportunità. Dobbiamo studiare insieme. Nel suo carico non c'erano cipolle, ma il porro lungo, detto gigante d'inverno. Ma il porro lungo, che ha una storia antica, che risale agli Egizi, e poi arriva ai Romani. Plinio lo chiamava porrum. Nel Medioevo ha salvato tante famiglie durante le carestie e la peste, sino ad arrivare come dono a noi. Bisogna rigazzarlo a mano, sino a che la parte bianca non è bella alta. Non è vero? Yeah.
Andiamo a por, vieni a te por. Por, sei da mancat por, vieni, che son bei. Mi fa soffritto, vedi che fede. Andate tu a risulta. Andi, infine. Io ti ho già visto il tuo amministratrice, che ti ho attaccato da banda. Certo che sia severo l'uomo di por, che su un varda, in mangia parelle, bene, sì, sì, Nico. Su un bei viaggio. Mi ti ha mangiato. Mi sento un po'. A vostra taglia sì. Che disti, sì, perché da col verde. Ma va benissimo, va pulito con Durico, avrei il ciapilau, adesso che la fumo tutta sta roba sì. Tutta sta roba sì. Anta lì avrei che cucina in gamba, c'è meglio, che un vento che ricette nuove. Perché noi ti picchia in destra il cuore, fuma nena. I pora bambini con più, poi noi. Pronto? Sì, sono Don Cavallo da Cervere. Per quel progetto di cui avevamo parlato, io ho fatto quello che ho potuto. Ma adesso c'è bisogno di lei. Grazie di cuore. Che Dio la benedica. Abbiamo fatto tanti passi avanti, ma non basta. In tanti adesso hanno iniziato a tornare. Ma qui ci sono ancora tante persone che pensano è bello, è dolce, è lungo. Ma le Magna Schula è sempre una cipolla. No, non è così. Il porro, lo sapete, viene coltivato in tutto il mondo. Ma come il nostro? C'è solo il nostro lavoro, le nostre fatiche, le nostre donne che lo cucinano. Ma non serve che lo sappiamo solo noi. Dobbiamo farlo sapere anche fuori. Dobbiamo farlo sapere a tutti. Ed è per questo che oggi a fare lezione ho portato un'esperta. È Bianchina. Una delle mie galline. Sapete, Bianchina tutti i giorni fa un uovo. Anche le altre galline fanno le uova, ma quello di Bianchina è speciale. L'uovo che fa Bianchina è il migliore di tutti. Solo che se Bianchina non me lo dicesse, come farei io a saperlo? E Bianchina, per farmelo sapere, fa coccodè e io vado a prendere l'uovo. Ecco. Noi dobbiamo fare come fa Bianchina. Dobbiamo fare coccodè. Dobbiamo far sapere a tutti che il nostro porro è il migliore che ci sia. Dobbiamo fare come fa Bianchina. Sì, ma e i sod? La banca ci mette il tendone. Mario si occupa della musica. E noi mettiamo su una cucina. Che così non è. Siamo noi che qui in questo tavolo dobbiamo decidere, perché se decidiamo noi non ci sono più problemi. Grazie. Adesso devono solo continuare a camminare con le proprie gambe. Aiutali. Tutti i dì pronto una tavola per la nostra famiglia. E ho farò un maco per tutti quelli che vengono da fuori. Dovimo adorbi il nostro ca. Esatto. Portiamo in piazza tutto il paese. Portiamo in piazza il porro, portiamo in piazza le nostre posate, le nostre cucine. Tutto portiamo in piazza. E come lo chiamiamo? Con il nostro nome. Porro Cervere. Lontano, perché nel momento in cui noi stiamo servendo questo ortaggio,
Nel piatto noi stiamo mettendo la nostra storia, la nostra civiltà, la nostra forte unione. Stiamo mettendo la nostra gente che si sente questo prodotto suo, un prodotto che ha saputo negli anni legare le famiglie, legare la gente, ha saputo negli anni formare una comunità. Buon appetito a tutti e benvenuti alla nostra tavola.